Oggi viene presentato questo rapporto sul tema del risparmio energetico in edilizia. Quali sono i dati? Sono dei dati interessanti perché vengono dai comuni, cioè dal punto più vicino ai cittadini e agli imprenditori, e in particolare abbiamo analizzato tutti i regolamenti edilizi dei comuni italiani e ne abbiamo scoperti oltre 700 che in questi anni hanno promosso un'innovazione molto spinta, cioè molto intelligente e interessante, perché è andata a intervenire in quelli che sono gli aspetti fondamentali: risparmio energetico, integrazione delle rinnovabili, risparmio idrico. Insomma, dai comuni viene un messaggio positivo. Osnago è un comune, come dire, simbolo, come mai? Ma è un comune, diciamo, che in zona è un po' un punto di riferimento. Diciamo che negli ultimi 15 anni abbiamo lavorato con una strategia complessiva per rendere il paese più vivibile, per aumentare la qualità del vivere urbano. Quanto è difficile convincere i cittadini a essere green? Ma la situazione è variegata, ci sono persone molto sensibili che anzi stimolano l'amministrazione comunale a muoversi in questo senso e altri che invece fanno più fatica. Direi che la cosa importante è che lo sforzo normativo sia accompagnato da uno sforzo di diffusione dei messaggi e di crescita culturale del paese e della popolazione. Questo è indispensabile per fare in modo che il passo che fa l'amministrazione sia adeguato alla gamba e che quindi le persone seguano quanto fa l'amministrazione comunale. Ai comuni costa molto di più il fatto di essere, come dire, green? No, perché questi regolamenti edilizi danno o non danno incentivi o li danno pochissimi, anche perché queste tecnologie, questi interventi costano in media il 5% in più quando si fanno tutti assieme, però il valore di mercato, il valore aggiunto di qualità di questi interventi si ripaga subito e quindi i vantaggi ci sono tutti, per i comuni, per gli imprenditori e per chi ci va a abitare queste case.